Eiichiro Oda non sta mollando un colpo. Dopo averci lasciati la settimana scorsa con l'apparizione del vero Dottor Vegapunk, la famosa stella, ecco che il geniale scienziato si racconta, dopo tanti, tanti anni. Che fosse un genio, già lo sapevamo, ma la sua genialità è stata sicuramente aiutata dall'aver ingerito un frutto del diavolo, guarda caso sempre molto affine all'utilizzatore, che lo ha reso un uomo cerebrale. Questo frutto, chiamato Nomi Nomi da Nomiso, tessuto cerebrale, lo ha reso capace di immagazzinare ogni tipo di conoscenza senza alcun limite, facendo sì che la sua testa cresca con l'aumentare del suo sapere. Fortunatamente non sono intervenuti pirati spaziali, famosi per la loro intelligenza, altrimenti non ci sarebbe stata trippa per gatti. Il fatto che Vegapunk ora abbia la testa mozzata, che secondo Luffy è la causa della stupidità del vecchio, è perché il soffitto del Lavo Face, la parte più alta di Egghead, il Punk Records per intenderci, è diventato l'archivio cerebrale di Vegapunk, dove tutte le sue informazioni, incluse quella dei suoi 6 satelliti, vengono sincronizzate e processate tramite telecinesi. Il più grande sogno di Vegapunk è che il suo sapere diventi accessibile a tutte le persone del mondo, magari facendo sì che pure l'intera umanità fornisca informazioni al Punk Records, creando un oceano di conoscenza di proporzioni cosmiche. Tutti potrebbero sapere tutto, tutti potrebbero attingere ad un sapere universale a 360 gradi. Praticamente la Wikipedia totale tombale. Questo mi ha portato alla mente una cosa di cui lessi tempo fa. È una faccenda legata ad un concetto buddista, dove l'anima defunta ritorna in un luogo comune a tutte le anime e porta con sé il segno del suo passaggio sulla Terra. Per farvi un paragone fumettistico, è esattamente come il concetto espresso nel manga Shaman King, con il grande spirito. Ringrazio Mind per avermi suggerito questa cosa perché nella mia ignoranza non lo sapevo. Che la sorgente è il luogo che accoglie tutte le anime del mondo, è l'archivio di tutto il sapere universale e di tutta la conoscenza accumulata dall'umanità. Oppure anche nel film Disney Soul, dove le anime dei defunti raggiungono questa grande luce, la quale raccoglie tutte le esperienze vissute dalle anime per processarle e aumentare la propria conoscenza dell'universo. Beh, per farla breve, questa idea di Vegapunk mi ha ricordato questo concetto, portandolo nuovamente ad essere paragonato, almeno stavolta solo nella mia testa, a Dio. Perché già successe nel manga che Vegapunk venisse paragonato a Dio, ovvero quando il governo mondiale ha deciso di catturare i Mets, perché avevano capito come funzionava il fattore di lignaggio, il DNA di One Piece per intenderci, di fatto rendendo quei geniali scienziati alla pari di una divinità creatrice. E siccome la scienza è grigia, e come dice lo stesso scienziato a Jinbe, che giustamente fa un'osservazione acuta, ma se in questo mare di informazioni entrassero le ideologie, non potrebbero sorgere dei problemi? Se la scienza si preoccupasse delle conseguenze, non ci sarebbero progressi. Quindi, se quanto vediamo a Egghead non è che una replica, su piccola scala, di ciò che era il Grande Regno, direi che potremo vederne delle belle, nel prossimo futuro. E a proposito di futuro, di vederne delle belle, concedetemi qualche secondo per parlarvi rapidissimamente di una cosa. Io, Sumobuto e Toschi abbiamo formato questa associazione a delinquere chiamata Cross Tail Works, con la quale lavoreremo insieme per portarvi tante belle novità durante il 2023, tra cui anche i viaggi in Giappone. Quindi se vi interessa il discorso, potete seguirci su Instagram cercando proprio Cross Tail Works, oppure trovate in descrizione il link con tutte le informazioni sulle prossime date per il Giappone. Tornando a noi, proseguono le informazioni bollenti di questo 1067. In primis, la conferma assoluta che il problema del frutto di Momonosuke, il fallimento tanto decantato da Vegapunk, non era altro che il colore rosa. Come già si diceva da una vita. Benissimo, molto bene. Ma il punto su cui bisognerebbe fermarsi è il fatto che Vega dice che nonostante abbia speso 20 anni di ricerche, di fondi, su quella ricerca, non è riuscito ad ottenere un frutto con la stessa composizione di quello di Kaido. Come se, nonostante il frutto sia un clone perfetto, non lo è per davvero. E il fatto che sia rosa ne è la conferma. È sì un drago, ha sì gli stessi poteri, ma il drago azzurro è uno e uno soltanto. Ci sarà dietro qualcosa di fondamentale in tutto ciò? Staremo a vedere.
ditemi la vostra se ne avete in merito. Un ultimo appunto su Vega e poi passiamo oltre. Deve dare qualcosa a Bonnie. Lui sa di averle fatto del male, sa che l'ha ferita come nessun altro potrebbe mai aver fatto nella vita. Che sia una lettera del padre orso dove le spiegherà ogni cosa o magari le consegna la memoria del padre? Ditemi anche qua cosa ne pensate voi a riguardo. E finalmente veniamo al robot, che era la cosa che Shaka voleva far vedere la ciurma nel labo. Benissimo, sempre la strada più semplice, sempre la strada più semplice. Questo leggendario gigante di ferro, creato 900 anni fa, ha attaccato Marijuana circa 200 anni fa. Non si sa perché, né si sa da dove sia sbucato, ma pare abbia scalato la Red Line e abbia tentato un assalto alla capitale del governo mondiale. Tuttavia, proprio nel momento clou, ha esaurito le energie e di fatto non ha combinato nulla. Grazie al cielo, la curiosità degli scienziati di 200 anni fa fece sì che disobbedissero al governo, che aveva ordinato la completa distruzione del robottone. E da allora questa carcassa si tramanda di scienziato in scienziato all'insaputa delle massime cariche mondiali, i nostri geni preferiti. E qui le cose diventano molto golose. Che cos'è successo circa 200 anni fa? Ce lo ricorda Robin. Quelli furono gli anni in cui ci fu una mozione contro la discriminazione degli uomini pesce, alla quale, poi aggiungo io, è susseguito un trattato ufficiale tra il governo mondiale e il regno di Ryugu, affinché l'isola entrasse a far parte del governo mondiale. La razza degli uomini pesce venne così considerata alla pari delle altre razze umanoidi e i regnanti di Ryugu furono ammessi al reverie di Marijuana. Come se non bastasse, vengono messe al bando in tutto il mondo le attività di schiavismo e razzismo, processo che però si rivelerà lungo e per nulla concluso nemmeno attualmente, ma prima di quella data l'intera razza degli uomini pesce veniva considerata inferiore alla razza umana e come tale erano legittimati comportamenti xenofobi e schiavisti, contro di loro in ogni luogo del pianeta. Ma oltre a questa fondamentale informazione possiamo aggiungerne ancora un paio. La prima, che magari non c'entra nulla, anzi lo credo assolutissimamente visti gli accordi tra le parti. La popolazione di Dressrosa, 200 anni fa, smette di frequentare la piccola isola vicina di Greenbeat, apparentemente per l'apparizione di aggressivi banchi di enormi pesci combattenti. Nonostante un primo intervento atto a rinforzare il ponte di collegamento, rivestendolo completamente in ferro, il passaggio tra Dressrosa e Greenbeat viene definitivamente chiuso e nei due secoli successivi Greenbeat rimane isolata, di fatto proteggendo il popolo dei nani da qualsiasi invasione umana. La seconda, che si lega profondamente con Ryugu, è la possibilità che proprio in quegli anni fosse nata o si fosse risvegliato il potere della Poseidon precedente a Shiraoshi. Cosa ci dicono i re del mare a riguardo? Una volta ogni qualche centinaio di anni, il nostro sovrano nasce sotto forma di sirena. Diciamoci la verità, quel qualche centinaio di anni è vago, fin troppo. Però sarebbe quantomeno interessante se un ipotetico risveglio di Poseidon potesse aver dato via all'assalto da parte del robottone di ferro. Almeno lo potremmo collegare a ciò che dice Robin sulla mozione contro la discriminazione degli uomini pesce. Come se ci fosse stato un trigger che collega i due eventi. Bah, vedremo. Avendo in teoria risalito la Red Line, come fece anche Fisher Tiger, il robottone stava quantomeno sott'acqua, accreditando innanzitutto la possibilità che il regno antico possa essere sprofondato, ma se invece fosse partito da Ryugu sarebbe comunque molto interessante. Un'ultima cosa che potremmo legare al discorso di 200 anni è la Saint Brice, la nave esploratrice partita dal regno di Brice nel South Blue, ma in base ai dati che abbiamo era già affondata da 10 anni e magari già schizzata nel cielo. Ma non è finita qui, perché oltre all'arrivo del CP0, di cui sicuramente ci occuperemo nei prossimi capitoli, e all'orso originale che impazzisce a Kamavak, come se si fosse risvegliato da un lungo coma di 2 anni, c'è un'ultima informazione fondamentale che Shaka ci spiattella lì come se fosse marmellata sul panino. Shaka dice che quel robottone è composto da parti che nemmeno la sua scienza è in grado di produrre, benché sia una costruzione che ha quasi 1000 anni. E che cos'è che non può replicare? Ciò con cui è alimentato. Dice Shaka, in passato esisteva un potere che oggi cambierebbe il modo in cui funziona il mondo. Che diavolo è? Con che cosa era alimentato il robot? Benzina? Resina? Nduja calabrese? Ciao Pier. Polenta?
Vogliamo stare sul concreto? Potrebbe essere banale corrente elettrica, ricollegandoci così al perduto frutto Gorogoro, definito il più potente di tutti da Robin, che ormai sta nello spazio ad alimentare la città lunare di Birka? Oppure potrebbe essere il potere risvegliato del frutto di Rufy, la totale libertà e l'immaginazione senza limiti? Oppure che altro potrebbe essere? Magari le risate? Vi immaginate che questo sia immagazzinato le risate nel suo serbatoio? Tipo Monster & Co., dove il potere della risata era assolutamente più potente decine e decine di volte rispetto al potere della paura con cui la Monster Inc. ha alimentato per anni la città dei mostri. Sarebbe clamoroso. Questo potrebbe confermare che One Piece è il fumetto della risata e del sorriso. Detto ciò, io vi saluto, vi ricordo di nuovo Crosstail Works, con cui viaggeremo insieme per il Giappone e altre cose di cui vi parleremo lunedì al One Piece Deep, quindi non mancate, perché ci sono anche le altre cosine che non vi spoileriamo quest'oggi. Io aspetto qui sotto i vostri commenti riguardo al capitolo 1067, ci sono tantissime cose, sono curioso di sapere cosa ne pensate voi di tutti gli elementi di cui vi ho parlato in questo video. Fate i bravi e divertitevi, come sempre. Ciao a tutti!